Buongiorno, voglio rivolgere innanzitutto un cordiale saluto a tutti voi che siete riuniti in questo congresso così importante. Voglio ringraziare moltissimo il professor Varzella per la sua attività, per il suo impegno, per la sua competenza, per la disponibilità nei confronti del Ministero della Salute e voglio in particolare ringraziare l'onorevole Teresio Delfino, che conosco da tanti anni, e lo ringrazio per avermi sollecitata, ecco, ad affrontare un tema, quello dell'autismo, che già avevamo individuato come un aspetto rilevante a cui dedicare attenzione da parte del Ministero della Salute, ma devo dire che il suo sollecito e poi il suo modo di seguire i problemi così serio e costante è stata un incentivo e una molla significativa. E noi avevamo già deciso di occuparci del tema dell'autismo. Certo, il Ministero della Salute non può trattare tutti i problemi allo stesso modo, perché i temi, i problemi sono tanti, le patologie sono tante, ma ci è parso che quello dell'autismo fosse questione rilevantissima, diffusa, da conoscere, da prevenire, da, come si dice, prendere in carico a partire dall'esperienza degli operatori e delle famiglie. E per questo abbiamo deciso di costruire un tavolo di lavoro proprio dedicato a questo tema. Fa parte dell'esperienza del Ministero quella della costruzione di commissioni, di tavoli di lavoro in cui associazioni, operatori, famiglie portino il contributo della loro esperienza, del loro pensiero, della loro elaborazione. Come potete immaginare, soltanto in questo modo si può tentare di costruire delle politiche che possano essere in qualche modo utili. E quindi io l'impegno più serio che mi assumo e anche ciò a cui rinvio è proprio l'istituzione di questo tavolo di lavoro che avverrà il 12 di giugno, che avrà dunque una sua continuità e io aspetto indicazioni da quel tavolo di lavoro su quali provvedimenti adottare, su quali indirizzi adottare. Un tavolo di lavoro che sarà aperto, nel quale sarò molto onorato che ci sia la vostra esperienza, mi farà molto piacere se l'onorevole Delfino ci vorrà seguire, accompagnare, aiutare. Credo che ci sia tanto un aspetto di un problema di conoscenza vera dell'autismo, di conoscenza della sua diffusione, di conoscenza del suo vissuto, di che cosa significa per le persone, per le famiglie. Penso che ci sia molto da imparare da parte del Ministero, dalle tante esperienze che ci sono state. Io nel corso degli anni ho avuto modo di conoscerne alcune. Come sapete, le politiche della salute sono politiche di competenza delle regioni. Il nostro Ministero può svolgere una funzione di indirizzo, di definizione di linee guida. Io credo che questo lo potremo fare insieme e sarà molto utile. Mi pare di aver capito che ci sia un aspetto fondamentale che attiene alla prevenzione della malattia, la capacità di intercettarla, di capirla. E quindi mi pare di aver capito che ci sia un problema di raccordo, ecco, e di formazione delle scuole, di raccordo tra le famiglie, le scuole, i servizi, soprattutto i servizi di pediatria e di neuropsichiatria infantile, così come mi pare che sia fondamentale avere un approccio a questa patologia che ha effetti, che è una grave disabilità, avere un approccio che sia multidisciplinare e che investa moltissimo sulla prevenzione, perché investire sulla prevenzione, riconoscere la malattia in tempo utile, significa poter comunque garantire condizioni di vita dignitose e avere un approccio multidisciplinare al contempo, perché si tratta appunto di fare sì che comunque la persona che vive l'autismo possa essere presa in carico, possa essere inserita nella società, possa avere i suoi contesti di vita, i suoi contesti di formazione e di apprendimento. E dobbiamo fare di tutto per prevenire, per intervenire nella fase dell'infanzia, dell'adolescenza,
ma bisogna essere attrezzati, bisogna attrezzare i servizi anche per quanto riguarda l'età adulta. Per questo credo che l'altro investimento importante che debba fare il servizio sanitario sia quello di, come dire, di rendere attrezzati e di rendere adeguati poi i servizi della salute mentale, oltre alla neuropsichiatria e alla pediatria per quanto riguarda la fase iniziale della vita. E credo che sia importante poi anche molto il sostegno alle famiglie e credo che, come in tanti altri campi avviene, ci sia molto da imparare dal mutuo aiuto delle famiglie, dell'associazionismo delle famiglie e che si tratti di mettere in campo più opportunità, servizi, strutture residenziali, accompagnamento alla vita nella sua quotidianità e nella sua normalità, sostegno anche ai genitori, anche attraverso servizi di sollievo per i genitori. E poi so, e questo è un aspetto importante della vostra associazione, so quanto sia rilevante e decisivo l'investimento nella ricerca scientifica, affinché si accertino il più possibile le ragioni, le cause di questa patologia, si individuino in modo sempre più efficace quelli che possono essere i trattamenti che la prevengono e che possono prenderla in carico in modo efficace. Ma insomma, non sono io a dovervi dire le cose da fare, siete voi che mi insegnerete. Confido molto in questo tavolo di lavoro e voglio dirvi l'impegno umano, prima ancora che istituzionale, nell'ambito di un'attenzione ai bambini, all'adolescenza, alla famiglia, che credo sia il punto di partenza importante per promuovere un'efficace politica della salute. Grazie, buon lavoro e a presto.